tutti e bentornati sul canale. Sono tornata questa volta con un video sulle idee regalo di Natale fai da te. Mostro come preparare dei portabicchieri con il panno Lenci e sono facilissimi da preparare, soprattutto è un'idea regalo veramente molto originale e molto carina. Avrete bisogno di un panno Lenci, il colore sceglietelo voi, è indifferente, io per esempio l'ho scelto rosso, ma anche beige è molto carino. E le misure sono queste. Segnate sul panno Lenci 10 cm di larghezza per 50 cm di lunghezza. Subito dopo sopra segnate 19 cm di lunghezza e 9 di larghezza e infine 2 cm di larghezza e 40 cm di lunghezza. Si verranno a creare tre forme che poi dovrete andare a ritagliare. La forma 10 cm x 50 cm servirà per creare appunto il portabicchiere e piegate la forma ricavata in due parti e fate un segno al centro di essa, in questo modo come nel video, con un pennarello. Con una squadra vicino al segno andate a segnare altri due segni di un centimetro a destra e un centimetro a sinistra. Questo sarà il segno che vi servirà per poter chiudere appunto il panno Lenci in due parti, a cerchio da una parte e poi immediatamente dall'altra. Quindi chiudete il tutto con della colla a caldo e metteteci delle mollette vicino in modo tale che la colla si raffreddi. Una volta che la colla a caldo si sarà raffreddata, prendete il rettangolo che avete tagliato e quella sarà la base dei nostri portabicchieri. Quindi adesso incollate sempre con della colla a caldo i due cerchi sopra di esso. Adesso non ci rimane che decorare i nostri portabicchieri, per esempio con del merletto, potete attaccarlo dove preferite. L'abbiamo incollato sia sotto che un po' sopra. E poi al centro abbiamo deciso di metterci dei fiori per decorazione o dei fiocchi, dei nastri, quello che preferite. Attaccate il nastro sempre con della colla a caldo. Adesso con l'ultima forma di panno Lenci che ci è rimasta, ossia quella sottile che avete ritagliato, dobbiamo attaccarlo come manico del nostro portabicchiere, molto semplice come avete potuto vedere. Adesso stiamo ritagliando dei petali per fare dei fiorellini da attaccare sempre sopra i nostri portabicchieri. Ritagliate quindi una forma di petalo per poter poi crearne altri. E con un ago e filo aiutatevi per mettere insieme appunto questi petali e creare il fiorellino. Sbizzarritevi voi con la vostra fantasia, potete fare quello che volete, potete attaccare quello che volete sopra questi portabicchieri, lasciatevi trasportare dalla vostra fantasia. Questi sono i nostri portabicchieri in panno Lenci natalizi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!